Il reparto di oncologia di Marche Nord si è aperto alla città con un convegno di 2 giornate che si è tenuto venerdì 16 e sabato 17 settembre nella sala dell'amministrazione provinciale di Pesaro e nell'aula di Palazzo San Michele a Fano. Per l'occasione si sono riuniti professionisti e specialisti dell'azienda ospedaliera, del territorio e dell'università che si sono alternati portando la propria competenza ed esperienza all'interno di un evento che si è distinto come un laboratorio multidisciplinare in cui sono emersi tanti punti di vista e numerosi spunti di riflessione. Un convegno che vuole coinvolgere sempre di più sia i medici di medicina generale sia la popolazione nel conoscere come lavora l'oncologia di Marche Nord e soprattutto stiamo gettando dei ponti, quindi dove l'ospedale non è più una struttura chiusa ma una struttura che si apre sempre di più verso l'esterno e per trovare delle alleanze, quindi insieme si costruiscono i percorsi sanitari migliori. Insieme si costruiscono i percorsi di cura. E vedete che ci sono momenti tecnici e ci sono invece momenti etici nel quale si raccontano anche le storie dei malati. Ed è molto bello questo bilanciamento tra le due cose perché si vede che la medicina, la cura non è solo un qualcosa di tecnico ma è anche una partecipazione empatica da parte sia del professionista che del malato. L'iniziativa dal titolo Ricerca, cura e umanizzazione in oncologia è stata organizzata dalla dottoressa Rita Chiari, direttore dell'unità di oncologia dell'azienda ospedaliera Marche Nord, in collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. Ho parlato di tumore del polmone non microcitoma, della rivoluzione che è avvenuta in questa malattia grazie alle terapie a bersaglio molecolare e all'immunoterapia. Sono delle terapie precise, che significa precisione in oncologia, significa caratterizzare da un punto di vista istologico e molecolare la malattia del singolo paziente e studiare una terapia che è mirata su misura per lui, sulla base delle caratteristiche biologiche e molecolari della sua malattia. Ampio spazio è stato riservato anche allo sviluppo di nuovi farmaci e all'alimentazione, che riveste un ruolo sempre più centrale nella tutela della salute. Abbiamo cominciato con raccontare la storia dello sviluppo di ogni molecola che poi è diventato un terapeutico e abbiamo anche capito che i nuovi farmaci sono sempre meno basati sulla chimica di piccole molecole e sempre di più sulla biologia di molecole più grandi, i famosi farmaci biologici. Questa mattina si è emerso con chiarezza di come i prodotti che nascono da questo tipo di ricerca non solo sono capaci di dare delle risposte convincenti nel trattamento di malattie così difficili come quelle oncologiche, ma che sono anche una modalità eccezionale per ridurre gli effetti secondari e la tossicità dei trattamenti. Vissuto e scienza, esperienza e ricerca si sono così intrecciate nel corso delle 2 giornate intense, formative, ricche di approfondimenti. Presente al convegno anche Anna Maria Ruzzo, professore associato di biologia molecolare. La dottoressa si occupa di farmacogenetica. Ossia di come i fattori genetici influenzano le nostre risposte ai farmaci. E per me è stato veramente un grande piacere ospitare in questa sede il congresso dell'oncologia del territorio, oncologia con cui io collaboro già da diversi anni.